Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande, verrà chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra, perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Ecco, per tutti i cristiani, ma specialmente per noi che siamo figli spirituali di Sant'Annibale, ogni festa della Madonna è una cosa bella, un motivo di gioia, perché non solo vogliamo bene alla Madonna, ma durante queste feste il Signore ci dà grazie nuove per andare avanti meglio nella nostra vita. E io provo a descrivere quella che mi sembra la grazia di questa sera: capire che noi, anche se in modo imperfetto, rassomigliamo alla Madonna. Quando arriva l'angelo dice a lei: piena di grazia, ti saluto piena di grazia. Questo è il nome spirituale di Maria che viene da Dio stesso, piena di grazia. E anche noi non siamo pieni di grazia, ma siamo destinatari della stessa grazia. La grazia grande che ha avuto Maria, che è il suo figlio, è anche su di noi, e andando avanti nella vita camminiamo verso una maggiore pienezza di grazia. Che bello sarebbe se stasera potessimo ringraziare dal profondo del cuore per il dono della fede, per la grazia di conoscere Gesù. Questa vale più di tutti i beni della terra. E poi un'altra cosa che ci avvicina a Maria, questo però è anche un impegno: la prima cosa è un dono gratuito di Dio che ci rallegra tanto, la grazia. Il secondo invece è un impegno. Osservate come Maria risponde all'angelo, che le presenta un grandissimo cambiamento nella vita, una cosa del tutto impensata per lei: diventare madre del Messia, e per di più in modo per la potenza dello Spirito Santo, non in modo naturale come si concepiscono i figli. Quindi è un cambiamento incredibile. Che cosa fa la Madonna? Cerca di capire, fa la domanda. Poi quando l'angelo risponde: la potenza dello Spirito Santo realizzerà questo, cosa dice la Madonna in risposta all'angelo? Sono la serva del Signore, c'è questo amore disponibile e umile. Poi
avvenga di me secondo la tua parola. Diciamo una volta, avvenga di me secondo la tua parola. Questa dice il Papa, mi pare che Giovanni Paolo II, è la legge fondamentale della vita spirituale cristiana. Poter dire a Dio, avvenga di me secondo la tua parola e secondo il tuo disegno su di me, accettando quel cambiamento che la grazia di Dio ci chiede. La grazia di Dio chiede sempre dei cambiamenti per amore, e quindi saper dire questo. Ecco, poi nella messa Gesù ci aiuterà, perché non è facile noi dire questa avvenga di me, accettare il cambiamento della vita, a volte l'anzianità, a volte la malattia, a volte grazie nuove che ci chiedono di cambiare qualcosa, accettare questo. Quindi concludiamo ripetendo la risposta di Maria con la promessa di farla diventare pratica di vita. Avvenga di me, o Signore, secondo la tua parola.